trono gay, uomini e donne, le prime parole di Claudio dopo la scelta. Trono gay, Claudio Merangolo dice la sua, parla l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Intervistato da Isa e Chia, Claudio Merangolo, ex corteggiatore di Alex Migliorini, dice la sua dopo l'esperienza fatta a Uomini e Donne. Il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi non è stato certo dei più facili. Inizialmente Claudio era sicuramente uno dei preferiti di Alex ma, in seguito, l'arrivo di Alessandro D'Amico ha destabilizzato un po' i suoi rapporti con il tronista. Arrivato a Uomini e Donne per fare un'esperienza diversa e con tanta voglia di mettersi in gioco, Merangolo credeva davvero che tra lui ed Alex qualcosa di bello potesse accadere. Spinto a dire la sua anche sugli altri ragazzi che, a Uomini e Donne, erano suoi rivali, Claudio dice la sua senza girarci troppo intorno. Reputa Matteo Mazzolemi molto intelligente mentre su Alessandro D'Amico, al contrario, non vuole esprimersi. Ho già detto troppo nel corso di questi mesi, dice Isa e Chia. Aggiungendo poi di aver sperato più volte di poter essere lui la scelta di Alex alla fine del percorso. Come sappiamo, però, la decisione di Alex Migliorini è ricaduta invece proprio su Alessandro D'Amico, napoletano verace non molto simpatico a Claudio. Claudio sulla nuova coppia nata a Uomini e Donne, chi si somiglia, si piglia. Sulla scelta fatta da Alex Claudio sembra essere un po' perplesso. Sono molto diversi, dice Merangolo riferendosi alla neocoppia di Uomini e Donne o forse no, aggiunge poi. Per diverso tempo lui ha pensato e sperato di uscire dal programma insieme al tronista veronese, tuttavia questo non è accaduto. Lui è sicuro. Al contrario di quanto detto da Alex, di non essere stato mai una scelta di testa. Alex alla fine, come affermato dall'ex corteggiatore, ha virato verso Alessandro perché, stando a quanto detto dallo stesso Claudio, è inevitabile, chi si somiglia, si piglia.